abbiamo messo un fondo, abbiamo stanziato ulteriori 50.000 euro per sostenere le associazioni sportive, per sostenere i circoli, per sostenere anche altri luoghi di aggregazione fondamentali per la socialità di un territorio, ma è evidente che qui occorre un intervento fortissimo a livello europeo. Comune, ma anche azienda sanitaria e altre realtà, tutte pubbliche, insomma, stiamo cercando adesso di attivare un percorso di comunità energetica con installazione di pannelli fotovoltaici per la creazione di numerosi kilowatt di energia da poter disporre, da poter mettere a disposizione di questa realtà pubblica che sorge nella zona di Ponte Annicchiari. Abbiamo già ottenuto un finanziamento per la progettazione. Noi contiamo di concludere la progettazione entro fine anno e poter installare i pannelli già all'inizio dell'anno. Per cui stiamo cercando di correre, naturalmente speriamo che si possa trovare le imprese, la disponibilità delle imprese e la disponibilità dei pannelli fotovoltaici, che sono in questo momento forse il problema numero uno, ecco, Eh diciamo la sì, preoccupazione non si numero uno. trovano.